Perché è associato tutto questo alla spiritualità? Perché comunque i grandi poteri e chi gestisce e chi lavora, opera all'interno di quelle mentalità lì, conosce perfettamente delle leggi che noi non conosciamo, perché loro volutamente le tengono nascoste negli insegnamenti scolastici, nelle TV, nei giornali. Ecco perché all'inizio ho esordito dicendo, facendo un piccolo preludio e parlando del fatto che giornali, televisioni, discografia, cinematografia seguono tutti un sistema che viene omesso di raccontarci. Per esempio, avete mai visto un film, o forse è successo ma negli ultimi tempi, negli ultimi 5-10 anni al massimo, un film dove si parla di reincarnazione, anima, dove si parla di legge d'attrazione, o dove si parla del senso della vita? Le masse sono lì a domandarsi. Se vi faccio una domanda adesso, qual è l'obiettivo che avete? Cos'è che vi renderebbe felice? Cosa mi rispondereste? La salute. Uno. L'intelligenza. Poi? E poi essere da sé. Però nessuno di noi è portato a rispondere, avere più consapevolezza, sapere quelli che ci controllano, che ci comandano in qualche modo, quale segreto hanno. Nessuno di noi è portato a pensare a questa cosa qui, che invece è la chiave di svolta. Lui ha detto che correva motocicletta, io è vero. Ho corso ai massimi livelli, ma fra me e Valentino Rossi c'era un abisso, ma quell'abisso era calcolabile nell'arco di 2-3 secondi al giro. È possibile, per fare un rapporto con l'imprenditoria, che ci possano essere imprenditori che in un circuito come il Mugello, che è qui vicino, girano in 2 minuti, e altri che ci mettano un giorno a fare un giro, che è la stessa differenza che ci potrebbe essere in una corsa, no? Cioè imprenditori che riescano ad avere 5.000 dipendenti e fatturare miliardi di euro, e imprenditori che fanno fatica ad andare avanti con 2 dipendenti. Cioè una differenza di capacità così grande è impossibile. Dietro a questa differenza c'è senz'altro quello che può essere un segreto che quell'imprenditore più piccolo non conosce. Ecco che i grandi poteri agiscono molto nella spiritualità. Si dice, se non mi sbaglio, credo che si dica che il 98% del denaro è in mano al 2% della popolazione. Adesso è l'1. Quindi il 99% del denaro è in mano all'1% della popolazione. E fino a 10 anni fa era il 2. E che il 99% della popolazione vive con l'1% del denaro che c'è in circolo. E credo che in questo 1% ci sia anche Berlusconi, cioè ci sia anche imprenditori di un certo livello, quindi che non fa parte di quelli che gestiscano il 90% del denaro che c'è in circolo. Sono differenze troppo grandi. Qualcuno saprà delle cose che volutamente non hanno voluto trasmettere. Ma la bella notizia, che poi riprenderemo veramente la cosa del caffè, è che c'è un'evoluzione, non un'involuzione. Nel mondo non ci può essere un'involuzione. A volte è la nostra mente che ci fa percepire l'involuzione, ma in realtà nel mondo c'è un'evoluzione. E tutto questo affrettarsi nell'inventare storie come le Torri Gemelle, come l'ISIS, e volercele vendere in un modo che poi in realtà non è la verità, e fortunatamente studiosi li scoprono, cioè fondamentalmente l'ISIS quanto è durata? Neanche un mese, poi subito si sono accorti che era un imbroglio, che era una truffa. Che era. La maggior parte della gente, certo, è perché sono in difficoltà, perché i grandi poteri si rendono conto che non hanno più tante cartucce da sparare contro la consapevolezza che sta crescendo delle persone. Quindi io vi dico.